Richard, come lavori con una persona che ha problemi a impegnarsi in una relazione? Una persona che non si sente capace di farlo? Come aiuti le persone in questo senso? Ebbene, la prima cosa che devono riuscire a fare è prendere decisioni. Perché se le persone fanno fatica a impegnarsi in una relazione, è molto probabile che già a monte non stiano cercando la persona giusta. Quindi potrebbe essere una buona cosa il non impegnarsi in quella specifica relazione. Se non sei sicura a monte di che cosa vuoi, non lo puoi cercare. Le persone devono imparare a prendere decisioni davvero grandi riguardo a ciò che piace loro e ciò che le fa stare bene e riguardo al tipo di persona che vogliono vicino, in modo da evitare di incontrare una persona e cercare poi di trasformarla in un'altra. Non puoi avere un'idea e poi trovare qualcuno che corrisponda all'idea. Devi scoprire che cosa c'è là fuori, che cosa ti piace e che cosa non ti piace. E quando le persone sono giovani, dovrebbero uscire a incontrare davvero una vasta gamma di persone, in modo da avere tantissime possibilità di scelta. E così possono scoprire che cosa preferiscono. E più una cosa ti piace, più la sai apprezzare. Le relazioni dovrebbero cominciare con un poco di incertezza e poi diventare sempre più forti e migliori con il tempo, e non viceversa. Molte persone si innamorano di un'idea e non di una persona, e quando è così, le cose con il tempo peggiorano, anziché migliorare. Se non sei entusiasta di vedere la persona con cui vivi, questo sta succedendo anche nella tua testa. Dovresti sentirti davvero fortunato, perché sul pianeta ci sono un sacco di persone sole e tristi. Sono Barbara Suigo e questo podcast è tratto dal libro Viaggio nella PNL di Richard Bandler e Owen Fitzpatrick.